Allora, signor Rosario, ci racconta che cosa è accaduto? È accaduto che ieri sera alle 22:45 ho ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto, una persona con un accento straniero mi comunicava che mi avevano lasciato il cane legato fuori al cancello dell'ingresso del parco e che me lo stavano restituendo per la bambina. E che anche se sono ladri, hanno comunque sono onesti, hanno detto così, Lei sono che onesti. cosa ha pensato? Ci ha creduto o ha pensato uno Al scherzo? momento pensavo ad uno scherzo, poi quando sono uscito fuori e ho trovato il cane è stato un momento di gioia per tutti. Quello che volevamo ottenere l'abbiamo ottenuto. Grazie a tutte le testate giornalistiche, grazie a voi, grazie a tutta l'Italia. Il cane come sta? Come l'ha trovato? Il cane inizialmente era impaurito e scosso, visibilmente scosso, sporco e piano piano oggi sta meglio, si è ripreso e piano piano adesso gli faremo anche un lavaggio perché ce l'hanno sporcato tutto e siamo ritornati a vivere. E sua figlia Miriam? Mia figlia è ritornata a sorridere, e quella è la cosa più importante, quello che volevamo noi. Vuole dire qualcosa a questi signori che l'hanno lasciato il cane? Cosa dirgli? Si commenta tutto da solo. L'importante è che almeno hanno trovato quel briciolo di umanità per riportarcelo.